Ciao Borna ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita tra Napoli contro Legia Varsavia, terminata con il risultato netto di 3-0 e sono contentissimo, sto godendo come un porco, sto sprizzando gioia da tutti i pori. Non so se la pensate come me, ma in Europa League godo ancora di più in questa vittoria, perché l'Europa League ci punto tantissimo. E sono 6 partite, gironi. Quindi un passo falso, anche 2 sono cruciali. Invece in campionato li puoi recuperare 2 passi falsi. Qui in Europa League una vittoria vale come se fosse 3 partite di campionato. Mamma mia, io non mi. Io avevo proprio paura che non riuscissimo a vincere. E per 75 minuti l'ho avuta. E l'ho pure scritto con i miei amici. O Napoli finisce 0-0. Oh, come si dice a Napoli, la giammata. In italiano, le ultime parole famose. Qualche minuto dopo 1-0, boom, gol di Insigne. Mamma mia, appena arrivato il gol di Insigne, la partita si è svoltata. Non che il Napoli ha giocato meglio, ma che il Napoli ha giocato con intensità maggiore. Perché Legia Varsavia, subendo il gol, voleva a quantomeno agguantare il pareggio, ma non c'è riuscita e ha finito per alzare troppo il baricentro. E il Napoli ne ha approfittato facendo altri 2 gol. Per quanto riguarda la formazione iniziale, per me Spalletti ha fatto benissimo. Se contro Spartak Mosca ha fatto degli errori, contro il Legia Varsavia invece ha fatto ottime scelte di formazione e ha beneficiato anche del fatto che sono tornati Demba e Mertens che hanno giocato molto bene e daranno una grossa mano nelle rotazioni. Difatti è stato un turnover intelligente, non il turnover all'Ancelotti che praticamente mette 10 riserve nella partita successiva e 10 titolari. No, no. Spalletti ha messo le riserve, certamente, ma ha messo anche i titolari. Così fa il turnover. In alcune partite vanno a riposare alcuni titolari, però gli altri li devi mettere in campo. Perché se non riesci a sbloccare la partita, almeno metti loro e te la sbloccano, come è stato, appunto. Cioè, ha fatto molto bene, secondo me, a fare un po' di turnover, perché comunque con la Roma bisogna preservare. Poi inoltre Spalletti ha anche tolto alcuni giocatori che devono avere le energie fresche per domenica. Difatti ha messo Meret, che un po' il minutaggio l'ha avuto, così come Juan Jesus, Mertens, Demme, Elmas, Manolas. Ha fatto ottime scelte Spalletti da questo punto di vista. Anche i cambi sono stati azzeccati. Per sbloccare la partita servivano quei giocatori. E sono serviti in positivo, cioè nel senso che con i cambi il Napoli è riuscita a sbloccarsi, perché il Napoli ha avuto veramente una difficoltà incredibile. Se il Napoli avesse pareggiato, o addirittura perso, meno male che non è successo nessuna delle due ipotesi, io avrei fatto uno sfogo ultra ego, perché una squadra che fa più di 25 tiri in porta non fa manco un gol o che lo prende, cioè grazie al cazzo che dovrei sfogarmi. Meno male che non è successo. Shamrad e Pallun e abbiamo vinto. Mo' la situazione del girone è già più intranquilla, ok? Siamo secondi. Però il Leicester è a pari punti. Lo Spartak è a 3. Dobbiamo almeno vincere 2 partite per avere la certezza di qualificarci. E il Napoli ce la può fare tranquillamente, senza problemi galattici. Io un po' sottovalutato il Napoli nell'Europa League, almeno prima di questa partita, perché. Come posso dire, temevo che il Napoli avrebbe snobbata, ma almeno in questa partita non lo è stato. Anche se ho rivisto un po' i fantasmi di Gattuso, ossia un Napoli incredibilmente lento nella costruzione della manovra, che si appoggiava alle iniziative individuali, spesso giocava sulle fasce, ma non riusciva mai a scardinare le difese piazzate. Con l'ingresso di Osimhen è cambiato tutto. Per me Osimhen è troppo importante. A me Osimhen mi sta facendo godere come non mai. Veramente un giocatore essenziale. Per me lui e Koulibaly e forse Insigne sono i giocatori che ti fanno vincere uno scudetto. Che senza di loro il Napoli crolla. Mentre gli altri giocatori, se li sostituisci, non dovrebbero esserci problemi giganteschi internazionali universali. Ma Osimhen è un giocatore importante. Io non credo che il Napoli riuscirà a rendere lo stesso modo con Petagna. No, no, non credo. È così. È così. Cioè, è un dato di fatto.
su Mertens mi esprimo dopo che faccio il pagellone. Per quanto riguarda le prestazioni, Meret, a parte quell'errore iniziale che non è inciso sulla partita, non ha fatto niente di che, cioè non ha né giocato bene né male, perché alla fine lei a Varsavia non ha fatto un tiro tale del pensiero Meret, sono stati tutti i tiri fuori lo specchio della porta, e il tiro di quel giocatore a zero che era appena entrato, ma che non è stato un tiro da permettere a Meret di impegnarsi. Mentre per quando non c'entrava di Manolas non ha giocato male, anzi, ha giocato bene. Peccato per lo stiramento, sperando si sia fatto niente di male. Secondo me non avrebbe dovuto giocare, visto che era poco tornato da un problema muscolare. E si è sovraccaricato il muscolo e si è stancato e si è fatto male. Per noi Manolas deve riposare almeno 2-3 settimane. Ed è un problema che Napoli gioca 4 centrali, poi si fa male per Manolas, giochiamo 3. Grazie a Juan Jesus non gioca mai, gioca a più terzino, abbiamo solo due. È un problema gravissimo, secondo me. Mentre Koulibaly ha giocato anche una bella partita. Qualche errorino l'ha fatto, magari si è distratto un po' quando i ritmi erano più bassi. Però ha giocato anche Koulibaly una partita della Madonna. Cioè ha fatto diversi salvataggi veramente decisivi, perché se non ci fossero stati quei salvataggi, il Napoli avrebbe preso il gol. Aspettate, metto un attimo la mia postazione classica. Ecco qua. Mi scucci il telefono in mano. Mentre, per quanto riguarda invece Juan Jesus, partita di normale amministrazione, non ha né sfigurato e né tantomeno fatto una prestazione. Aspetta, c'è sta cazzo di luce che dà fastidio. Non ha fatto né una prestazione superlativa, né tantomeno una prestazione brutta. Comunque ha giocato una sua discreta partita, senza infamia e senza lode. Di Lorenzo anche lui, nel primo tempo si è fatto vedere abbastanza con le sovrapposizioni, poi perché il Napoli ha giocato molto sulla destra. E infatti l'avevo proprio predetto che con Juan Jesus a sinistra il Napoli giocherà di meno in quella posizione, all'offensiva darà poco sprint. Invece sulla destra si vedrà tutto il repertorio offensivo di Lorenzo e di Lozano, perché Insigne darà comunque copertura a Juan Jesus, invece Di Lorenzo andrà a raddoppiare. Mentre nel secondo tempo Di Lorenzo è leggermente calato, cioè non si è visto praticamente mai. Infatti quando Inal ha fatto i cambi offensivi è arretrato come terzo centrale. Ora sono l'11. Mentre passando al centrocampo, Anguissa ha giocato bene. Spalletti per me ha fatto una mossa azzeccatissima di sostituirlo presto, perché comunque lo deve preservare. E il Napoli riuscirà comunque ad amministrare la partita e a portare a casa i 3 punti, anche senza Anguissa. Sebbene un giocatore preziosissimo, che nelle partite più difficili ci servirà. Veramente un giocatore che partendo in partita sta crescendo. Sebbene continuo a sostenere questa opinione abbastanza forte e impopolare, che il vero Anguissa, anzi più che il vero, che un giudizio completo su questo giocatore lo si fa dopo 2 anni. Dopo 2 mesi buoni mi sembra un po' esagerato, secondo me. Perché questo è pure che diventa una pippa. Lo spero di no, però non si sa mai. Pure Malquit, in primi 6 mesi a Napoli, wow, che fenomeno! Mamma mia, scalzerà i salvi, miglior terzino della Serie A! Che quadrato, spostati! Che poi Malquit sta facendo l'idea da 2 anni, cioè. Fa capire come in qualche stagione, una stagione può cambiare di tutto. Mentre Fabian Ruiz, buona partita. Comunque è entrato in momenti in cui il Napoli non aveva più niente da dire, cioè aveva già portato a casa il risultato. Elmas ha giocato bene, dai. È vero che è un po' inconcludente, però è un giocatore che si fa vedere sprazzi di talento. Secondo me è un giocatore che è ancora acerbo alla sua età, deve migliorare. Fra 3 anni si vedrà il vero Elmas. Avrà il momento in cui Elmas raggiungerà l'apice massimo della carriera. Poi Demme ha giocato molto bene. Non mi aspettavo che Demme riuscisse a giocare già in questo modo. Mi aspettavo che giocasse con sufficienza. Invece Demme lo vedevo giocare come se non si fosse mai fatto male. Veramente una roba allucinante. Poi chi altro ha giocato più nel Napoli? Centrocampisti hanno giocato Demme, Fabian Ruiz, Anguissa ed Elmas. L'attacco non ci vuole vedere tutto quanto tranne un as. Insigne ha giocato benissimo. Nel primo tempo non tanto perché rallentava la manovra, ma nel secondo tempo è stato spaziale.
Cioè, Insigne in questo caso non merita le critiche, Insigne merita gli applausi. Insigne ha giocato una partita superlativa. E inoltre mi ha sorpreso tantissimo il gol che ha fatto, perché è un gol che non te lo aspetti da Insigne. Insigne non è un gol che fa tirare, non è un gioco che fa tirare a volo, fa tirare a giro. Cioè, questo è il punto, questo è il motivo per cui sono rimasto sorpreso dal suo gol. Veramente Insigne ha fatto un gol incredibile. Cioè, appena, come ho detto prima, appena ho visto il 0-0 al 75esimo circa, ho detto, oh, mamma pareggiata, la vincimo più. Appena Insigne fa gol, mi si è esplosa quella felicità, quel sentimento, che sono esploso, esploso. Madre di Dio, quanto ho goduto, quanto sto godendo adesso, mamma mia, rilassiamoci e continuiamo ad analizzare i giocatori. Politano. Bene, ha giocato l'assist per Insigne, il gol del 3-0, che gol aveva fatto, un gol da Cinedega. Lozano non ha giocato una brutta partita, anzi, si è fatto vedere con la conclusione del primo tempo, qualche passaggio. Nel secondo tempo, ovviamente, ha dovuto andare via, lasciando spazio, mi sembra, Politano. Poi Pedagna, ovviamente, ha fatto qualche conclusione, non ha giocato malissimo, però è un giocatore, secondo me, non da Napoli. Secondo me, mi dispiace, non è un giocatore da Napoli, Petagna. Ci mette tutto il cuore, ma è fuori forma. Non sa fare un passaggio. Ci mette 3 anni a fare uno stop. Cioè, è un giocatore in questo momento proprio fuori dagli schemi di Spalletti. Proprio, non lo so, un giocatore che è un pesce fuor d'acqua. È un uccello fuori dal cielo. Cioè, non serve a niente. Osimhen appena entrato ha cambiato la partita. E che gol aveva fatto. Poi chi ci sta più? Date tutti i giri offensivi, non c'è più nulla da dire. E niente, questa partita finisce qua. Ci vediamo domenica con il post partita con la Roma. Speriamo di vincere. Anche un pareggio andrebbe bene, però la vittoria. Però con la Roma non mi incazzerei troppo se dovessimo pareggiare. La sconfitta sì, ma il pareggio non tanto. E niente, ciao.